Gionborno a tutti, Gionborno e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Come sempre, come vi dico sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare tantissimi mi piace per supportare questo canale e per vedere un altro video in generale molto molto presto. Sto preparando qualche sorpresa qui su questo canale, Simone Sickwolf, tutto ciò che non è calcio. E oggi quello che non è calcio è LOL. Cos'è LOL? Allora, non so se l'avete visto, non so se ve lo siete perso, non so se ve lo siete recuperato, nel caso recuperatevelo, ma LOL che ride fuori è tutto fuorché una trashata, è tutto fuorché una cagata. E ragazzi, l'ho visto, ho riso di gusto, non farò spoiler, anche se poi in realtà gli spoiler ancora non ci sono stati. Perché? Perché alcuni sono stati eliminati, quindi non farò nomi. Però sono state, diciamo, sono uscite, sono state divulgate 4 puntate sostanzialmente, ma mancano ancora, credo, altre 4 o 2 o 3 o 4, comunque qualcuna manca ancora. Quindi in questo momento Prime Video, io fortunatamente ce l'ho, ma io ho un po' tutto, ragazzi, cioè, c'ho Sky, c'ho Prime, c'ho Disney Plus. Io sono un fruitore molto accanito di queste cose. Netflix è un'altra, ovviamente, ma Netflix ormai manco si conta più. Chi è che non c'ha Netflix? Ecco, detto questo, Prime ce l'ho. Appena l'ho vista, LOL, appena ho visto la possibilità di vedere, scusate la ripetizione, LOL, ho voluto subito approfondire, ho voluto subito cercare di capire di che cosa si stesse parlando e ho riso come un maledetto. Di che parla LOL? Vi invito a vederla un po' a tutti, anzi vi dico, se lasciate tantissimi piace qui sotto, ma tantissimi, quando finisce LOL potrei pensare di farvi il pagellone di tutti i comici, quindi quelli che si sono comportati meglio, quelli che si sono comportati peggio, sia sotto il punto di vista della vittoria, ma anche sotto il punto di vista del comportamento. Perché cos'è LOL? Allora, ci sono diversi comici all'interno di LOL, esattamente 10 comici, 6 ore all'interno di... Ve la leggo, l'idea arriva da un format australiano, in una stanza, in questo caso un teatro preparato per l'occasione, sono rinchiusi per 6 ore 10 comici, sia nuova che vecchia scuola, che avranno il compito di eliminarsi l'un l'altro a suon di battute e spezzoni divertenti. C'è però una regola: non bisogna ridere, non sono concessi smorfie, sorrisi e neppure risate. Ogni concorrente ha due possibilità e, proprio come nel calcio, al primo sgarro scatta il cartellino giallo, al secondo quello rosso che decreta l'eliminazione. A ogni ammonimento e o eliminazione sono una campanella d'allarme che mette in pausa momentaneamente il gioco. In questo piccolo momento i giocatori possono ridere. Il gioco riprende al suono di una tromba. Il vincitore ottiene in premio 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Allora, innanzitutto è preparato bene, perché i comici fanno ridere, perché i comici sono ben amalgamati. Nuova e vecchia scuola si amalgama nel modo giusto, si interseca, va a collaborare nel modo più corretto possibile e soprattutto, secondo me, il fatto di gestire, di far gestire il programma a Fedez e a Mara Maionchi funziona. Tra l'altro Fedez e Mara Maionchi si conoscono molto bene perché spesso, spesse volte hanno fatto X Factor assieme. C'è anche tra i concorrenti, adesso ne parleremo, Elio, che ha fatto X Factor con loro due, quindi c'è anche una sorta di complicità. L'unica cosa che mi dispiace, per cui mi dispiace un po' di più, è il fatto che Mara Maionchi spesso venga un pochino oscurata dalla figura di Fedez, nel senso che Fedez è assolutamente centrale nel programma e sono contento che anche lo stesso Fedez stia evolvendo un po' il suo personaggio. Ormai sia chiaro, dopo il... Premettendo che mi piace molto il fatto che facciano il podcast con Luis, e secondo me è un plus importante perché ci ha fatto conoscere, ci ha permesso di conoscere anche un Fedez diverso da quello che conoscevamo tutti quanti. Detto questo, Fedez ormai è diventato uno showman, non è più un cantante e basta, non è più quello che rappa, a parte che canta, l'abbiamo visto anche a Sanremo, all'ultimo Sanremo, ma poi è diventato uno showman. E quindi fargliela presentare a lui, sinceramente, mi è piaciuta come cosa. Avrei voluto un coinvolgimento maggiore di Mara Maionchi, ad esempio, che ne so, entra Mara se ad essere ammonita o espulsa è una donna, entra Fedez se ad essere ammonito o espulso è un uomo, invece no, ogni volta arriva Fedez, entra e decreta e dice chi è stato ammonito e chi è stato espulso. Quindi questa è una cosa che un pochino mi è dispiaciuta, perché Mara non dà mai non esprime mai le sue reali capacità comunicative. Secondo me, a livello di capacità comunicative, insomma, malissimo Mara non è. Il programma, vado avanti a leggere, conta per adesso 4 episodi, a cui seguiranno l'8 aprile altri 4. Ecco, appunto, oggi è il 6, non so se vi metterò il video questo video, il 6 o il 7, forse addirittura il 6 ve lo metto, quindi oggi stesso.
vediamo un attimo. Però ho il 6 o il 7, l'8 aprile ci saranno gli ultimi episodi, magari entro il 9 o il 10, dipende da quando riuscirò a vederli, vi porterò questo pagellone che vi ho promesso. Altri 4, quindi, per concludere la prima stagione, che vanta un cast molto variegato. A presentare Fedez e Mara Maionchi, come vi dicevo, che dietro una cabina di regia piloteranno lo spettacolo. E tra l'altro posso dire una cosa, ora ne parleranno. Fedez e Mara Maionchi, no spoiler, hanno dei tasti che appunto permettono di interagire. Alcuni tasti permettono di interagire con i comici e questa è una cosa figa, quindi senza motivo all'improvviso il comico è portato a fare un determinato gesto, a fare una determinata cosa, a doversi dimostrare in una determinata situazione, quindi nel senso come cosa ci sta e secondo me è anche abbastanza figa, quindi su questo non dico nulla. Ci sono però un altro tipo di tasti, un'altra sorta di plancia di tasti totalmente inutile, in cui magari una volta schizza acqua in studio, ma non in studio con i comici, tra di loro, una volta arriva una luce gigante, una volta uno scoppio, cose che sinceramente avrei evitato perché non fanno ridere, quindi sinceramente avrei evitato molto molto volentieri, non mi hanno fatto ridere. Detto questo andiamo a scoprire il cast. Innanzitutto Frank Matano, ex youtuber famoso per i suoi scherzi telefonici, divenuto poi attore e giudice di Italia's Got Talent. Il casertano sarà una spina nel fianco per molti colleghi, ma allo stesso tempo riuscirà a far ridere con poco. Spero che in quest'articolo non ci siano spoiler, ma penso proprio di no, se no ovviamente mi fermo, tanto io li ho visti tutti, quindi le ho viste tutte le puntate finora, quindi mi fermo. Frank Matano, ragazzi, fa ridere. Frank Matano è divertente. Frank Matano c'ha una comicità un po' particolare. Devo dire che non comprendo la comicità di Frank Matano quando Frank Matano è al centro della comicità, cioè quando lui deve salire sul palco e far ridere faccio un po' più fatica a ridere, mentre comunque probabilmente sono io che non capisco quel tipo di comicità. Gli altri comici dicono faceva ridere, ma non ridono, o alcuni ridono, ma non voglio fare spoiler. Fatto sta che Frank Matano è molto di più che un ex youtuber. Frank Matano è un po' tutto, ragazzi. Frank Matano è diventato attore, è diventato presentatore, è diventato giudice di Italia's Got Talent. Frank Matano è un ottimo personaggio e sono contento che ci sia, anche perché fa parte della nuova guardia, della nuova scuola di comici. E poi Angelo Pintus, il mio preferito. Che cazzo è successo? Angelo Pintus è il mio preferito dai tempi di Colorado. Guardavo Colorado solo per Angelo Pintus e ho sempre riso con Angelo Pintus. Qui dicono veterano della comicità e celebre per le sue imitazioni impeccabili. Lui e Frank costituiranno il duo di cui non sapevamo, cioè, di certo di avere bisogno. Sì, collaborano molto nelle prime 4 puntate, fanno tanto ridere e Angelo Pintus secondo me è quello che fa ridere di più. In generale credo che comunque andrà, darò un voto molto alto a Pintus in un pagellone, perché credo che lui sia stato quello che si è messo un po' più in gioco di tutti, cioè lui non è mai stato zitto per tutto il tempo che ho visto, lui non è mai stato zitto, ha sempre cercato di far ridere mettendo anche a rischio un po' il suo ruolo, perché poi essere sempre al centro un po' ti porta poi a rischiare il tuo posto, però a me Angelo Pintus non dispiace. Katia Follesa, altra veterana, nel suo curriculum una carriera da comica in molteplici trasmissioni, ma anche conduttrice e attrice, di certo una delle concorrenti più agguerrite. Ecco, Katia Follesa si presenta con una certa esperienza, cioè Katia Follesa lei si prende un po' gioco di quello che c'è in giro e a mio modo di vedere non è nemmeno troppo fastidiosa, è una comicità un po' particolare. Se non sbaglio Katia Follesa faceva Zelig, se non sbaglio sempre, vado un po' a memoria, fece anche il tormentone, quello in cui facevano uomini e donne con le troniste, il tronista con Claudio Bisio, mi pare fosse proprio Katia Follesa. Non mi dispiace la sua presenza, fa parte di un mix che sinceramente ho apprezzato. Ciro Priello e Gianluca Fru dei The Jackal. Il duo napoletano non gioca in coppia, ma entrambi proveranno a far ridere con degli spezzoni simpatici. Sì, Fru mi fa ridere un pochino meno rispetto a Ciro, perché Ciro è un po' più diretto. Ciro c'ha una comicità un po' più da prank, ok? E sinceramente è una comicità che un po' mi tocca, ok? Un po' mi fa ridere. Fru meno. Però devo dire anche che Fru, anche quando vediamo appunto i The Jackal, è Ciro quello che si prende un po' più le luci della ribalta rispetto che Fru. Quindi nel senso ci sta poi che in un contesto si accentri maggiormente Ciro rispetto che Fru,
Però comunque secondo me è azzeccato il fatto che ci siano entrambi. Tra l'altro la cosa divertente è che non si potevano parlare prima, quindi Fru non sapeva della presenza di Ciro e Ciro non sapeva della presenza di Fru. E quindi poi è bello quando vedete appunto che si incontrano per la prima volta tutti quanti e nessuno sa appunto della presenza degli altri. Spero che questa sia una cosa, un format divertente che poi venga fatto e riprodotto di anno in anno, ogni anno o anche un paio di volte l'anno. E spero, vi dirò in futuro, di vedere anche Enrico Brignano, che a me fa veramente tanto tanto ridere ed è uno dei miei comici preferiti. Poi Michela Giroux, monologhista romana. Se in molti non la conoscevano, questo sarà il suo momento per affermarsi. Allora, Michela Giroux non la conoscevo. Fa una comicità un po' particolare perché mira a prendersi per il culo. Questo è il ruolo di Michela. Cioè, lei cerca di prendersi per il culo. Lei non si prende sul serio. Lei si diverte in questo modo. Usa linguaggi anche spesso secchi, spesso freddi, spesso diretti, che però vanno a colpire, perché comunque delle volte fanno anche ridere, sebbene non credo che sia uno degli astri, uno dei top player di questo programma. Nonostante ciò devo fargli i complimenti, perché comunque si mette in gioco dall'inizio fino alla fine, quindi non lascia mai niente al caso e non mi è dispiaciuta. Luca Ravenna, altro giovane monologhista ma di Milano, viene definito l'unico milanese sopportato anche a Roma. Fa ridere come cosa. Io Luca Ravenna già lo conoscevo, non è famosissimo in realtà, anche su Instagram sono andato a vedere, c'ha 50.000 follower, quindi è relativamente poco conosciuto. Ma invece devo dire che Luca Ravenna di base fa ridere. È uno di quei comici che fa ridere con i silenzi. Sembra strano da dirsi, ma è così. Se andate ad ascoltare qualche monologo di Luca Ravenna, io li ascolto spesso e mi diverte anche farlo. Ecco, Luca Ravenna, secondo me, è uno di quelli che fa ridere con i silenzi. Quindi, che quando fa le pause nei punti giusti, quella pausa ti porta a ridere. Ovviamente, ognuno ha un modo di fare comicità diverso: chi la fa più forzata, chi la fa più meno forzata, chi la fa più volgare, chi la fa meno volgare, chi punta sui silenzi, chi punta sulle espressioni, chi punta sul dialetto. E questo, secondo me, è un punto a favore di Luca Ravenna. È un comico particolare, va capito. Penso che la sua cerchia si allargherà, la cerchia dei seguitori, dei follower, se così si può dire, ma dire seguitori di Luca Ravenna. E fate attenzione perché comunque è bravo, bravo. Caterina Guzzanti, della famiglia Guzzanti, un'avversaria da temere, poiché sembra che nulla la faccia ridere, e forse è proprio così. Posso dire una cosa: io Caterina Guzzanti la conoscevo in primis per Boris, che fa quel ruolo benissimo, tant'è che sta sul cazzo anche a me, e quindi lo fa veramente bene. Sa far ridere, ma lo fa in modo serio e serioso, e quindi mi piace come Caterina Guzzanti si approccia. Inoltre, tutto quello che fa Caterina Guzzanti fa ridere, è la più brava. Credo che sia la più brava, non a livello di continuità, perché credo che quelli che parlano di più lì dentro, proprio senza mai fermarsi, siano Pintus e Michela Giraud. Però Caterina Guzzanti, ogni volta che si mette in gioco, fa ridere da morire, è bravissima. Lei credo sia di teatro. E penso che si veda, quindi brava, brava, brava. Lillo è un altro di quelli che partecipa. È Lillo senza Greg. Il romano si è separato dal suo collega, ma questo non sarà un handicap. Sono d'accordo, anche perché personalmente a me ha fatto sempre più ridere Lillo. E Lillo, poi vedendo, se l'avete visto lo sapete, vedendo LOL, lo penserete anche voi. Lillo è il cheatman, l'uomo citazione, cioè praticamente tutte le citazioni che ha fatto Lillo per far ridere durante queste quattro puntate sono citazioni che poi ritroverete su Instagram, Facebook, perché ancora lo usa, TikTok, cose divertenti, meme che appunto usciranno fuori continuamente perché Lillo fa ridere, perché Lillo fa ridere, perché Lillo ha una comicità romana, tipicamente romana, che fa ridere. Lui è semplice, anche le cose che porta, perché ognuno deve portare qualcosa. Non so se l'avevo già detto, lo ripeto, nel caso in cui l'avessi già detto, ognuno deve portare qualcosa, deve portare degli elementi o degli indumenti, insomma, per far ridere. Ecco, le cose che porta Lillo sono semplici, ma fanno ridere un sacco. E quindi sinceramente ho apprezzato tanto la presenza di Lillo. E poi Elio, di Elio e le storie tese. Lo strambo ed eccentrico cantante milanese preparerà delle sfide davvero ardue per i suoi colleghi. Sì, Elio, ragazzi, io non vi dico nulla, ma già da quando entra si capisce che Elio non può non far ridere. Elio è un taglio, Elio fa ridere. C'ha una comicità, anche lui, molto particolare, perché credo che la comicità di Elio sia sottile, sia sostanzialmente molto sottile, sia sostanzialmente molto delicata. Ma la comicità di Elio
Elio è una comicità dedicata che però te fa ride, che però ti fa divertire. E quindi credo che Elio faccia parte di questo cast, renda ancora di più questo cast un cast di fuori classe, ok? Un cast eccellente. E non posso ovviamente che fare i complimenti a chi ha avuto questa idea. Se vi va, se questa idea vi piace, ovviamente lasciate tantissimi. Invece fatemi sapere che cosa ne pensate voi di LOL. Potrei portarvi il pagellone finale di LOL quando usciranno le ultime puntate, tra poco vi porto anche la mia recensione totale sul film di Totti. E poi, una volta finito LOL, se vi va, potrei portarvi il mio pronostico ai prossimi 10 comici di appunto LOL 2. Quindi fatemi sapere se questa idea potrebbe piacervi. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto i video e mi lasciate tantissimi mi piace. Buon shalala, allene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.